Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e bentornati come ogni settimana su Polvere e Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare povero ogni settimana più della precedente. Allora, è stata una settimana molto molto intensa perché insomma sono uscite un paio di cose particolari, ho recuperato qualcosina che era uscito nelle settimane precedenti e non avevo recuperato, non avevo acquistato per tempo. E mi sono arrivati anche alcuni regalini. Adesso vi faccio vedere subito di cosa sto parlando. Come al solito non sto più a dirvelo. Nella descrizione trovate i link per arrivare non solo ai miei soliti contatti, alle mie solite, ai soliti fumetti che vi consiglio, ma anche a quelli che vi mostrerò alcuni di cui alcuni parleremo anche in questo video. Quindi scusate lo scioglilingua. Cominciamo subito. Allora, cosa dicevo per i regali? Perché quando chiesi informazioni al luglio scorso, mi pare, per quanto riguardava la collezione della Shet uscita appunto in alcune edicole, era un test all'epoca, poi uscito ufficialmente mi pare a dicembre, se non vado errato, appunto chiesi un po' di informazione alla Shet, la contattai via email per avere appunto qualche informazione relativa proprio a questa collezione di uscite che sarebbero appunto dovute essere pubblicate di lì a poco. C'era un'offerta speciale con i primi pare 3 numeri, i regali, le spedizioni gratuite a una cosa come 12 euro. Quindi ho detto, insomma, mi sembrava una cosa interessante, giusto anche solo per provare, visto e considerato tutto quello che ci veniva dato, mi sembrava un prezzo interessante e volevo appunto approfittarne. Così purtroppo non è stato, perché ci sono state tutta una serie di bordelli dovuti proprio a questa serie di ritardi, perché si trattava, ripeto, di un test, di alcune uscite test. Poi sono stato ricontattato nuovamente dalla Shet, che mi propose di ricevere gratuitamente a casa quanto avevo richiesto, rispondendo soltanto a un questionario. Così è stato, ho dovuto insistere un pochino. Appunto, la Shet mi ha mandato a casa i numeri 2 e 3, perché l'uno poi l'ho recuperato in edicola al momento dell'uscita, tutti belli incelofanati, appunto di questa collezione sul fumetti di Conan, che non vedo l'ora di cominciare a leggere, e anche i relativi omaggi. Si tratta di queste tre bellissime stampe, se magari riesco a tirarle fuori. Bello, bellissimo, molto molto belle, mi piacciono tanto, le ho volute prendere appunto perché si trattava di un'offerta molto conveniente a mio avviso, ripeto, anche solo per provare a vedere un po' com'è questo fumetto che non ho mai letto, una cosa di cui non so nulla. Appunto, ma so essere stata scritta da autori che militavano, anzi penso militino tuttora in casa Marvel, come Roy Thomas e Sal Buscema, mi pare sì, John Buscema, non Sal Buscema. Appunto, mi sembrava una cosa interessante. Oltre a questo mi è stata anche data la bellissima tazza di Conan. Adesso la faccio vedere. Erano appunto questi regalini. Ho detto, ma senti, perché non... Cioè, mi sembra un po'... Non dico stupido non approfittarne, però insomma, mi sembra una cosa interessante. Queste cose me le regalano tutto sommato, quindi perché no? Insomma, alla roba regalata non bisogna mai dire di no, assolutamente. E quindi ho detto, vediamo un po' com'è anche questa cosa. Magari in futuro, chissà, se mi dovesse piacere, potrei anche, oltre a consigliarvi a recuperarla in futuro, di solito quando queste collezioni si adagiano un po', vengono concluse in edicola, di solito le si trova anche, non so, ai mercatini, piuttosto che su eBay, su siti vari di rivendita di fumetti usati, magari anche qualcosina meno, anche sensibilmente meno. Quindi ho detto, via, ci provo, vediamo un po' com'è. Adesso passiamo alle cose che invece ho acquistato questa settimana, che sono state, come vi ho detto prima, un bel po'. Cominciamo con le edicole, cominciamo con la Sergio Bonelli, per cui ho recuperato il numero 58 di Dragonero, che non avevo comprato settimana scorsa, all'ora più buia dove continua l'invasione delle Regine Nere. Quindi molto molto interessante questo numero, che tra l'altro, come vi feci vedere nel video di Cartoonist, gode di una variant molto molto bella disegnata da Gianluca Pagliarani. Andateci a dare un'occhiata perché è veramente molto bella. Probabilmente sul sito della Sergio Bonelli potreste ancora trovarla disponibile per acquistarla. Sempre per Bonelli è uscito il nuovo numero della collezione del Dialdog di Tiziano Sclavi, dedicato a Il Ritorno di Killex. Tra l'altro, l'ultima storia che ho letto di questa collezione è proprio stata quella nel cervello di Killex. Molto molto strana, molto molto anche ansiogena, perché veramente è molto molto particolare, di Tiziano Sclavi ovviamente e Corrado Roy, uno dei miei disegnatori di Dylan Dog preferiti in assoluto. Faccio vedere
qualcosa, ma penso che Corrado Roy lo conosciate tutti, perché veramente è un maestro del fumetto Bonelli, ma non solo, veramente è uno dei migliori disegnatori che abbiamo in Italia, secondo me, attualmente. Numero 51 poi, Supereroi Classici, come vi dissi settimana scorsa, comincia a pubblicare anche le ristampe, comunque le riproposte delle primissime storie dei mutanti Marvel, appunto degli X-Men. Questo è il primo numero dedicato appunto alla collana proprio sugli X-Men, collana che tra l'altro è stato annunciato da poco, verrà proseguita fino al numero 100, quindi ci saranno altri 50 numeri come minimo. Sono molto contento perché mi sta piacendo molto questa collana, non vedo l'ora di vedere fin dove si spingerà, fin dove arriveremo a trattare questo genere di storie, perché mi piace molto scoprire, grazie anche al lavoro editoriale che viene fatto su questa testata, vari retroscena, pezzi di storia della Marvel, autori, insomma varie cose della Marvel che sinceramente non conoscevo. Quindi se volete, come al solito ve lo dico sempre, dare un'occhiata in più, scoprire qualcosa in più sulla Marvel, se tanto vi piace, o se volete proprio scoprirla da zero, sicuramente questo è un ottimo modo per farlo. Per quanto riguarda poi il Giappone, abbiamo un po' di uscite questa settimana, perché ho recuperato appunto una cosa uscita un paio di settimane fa, più appunto delle altre uscite e anche delle ristampe. La cosa che ho recuperato da qualche settimana è il primo numero di Ping Pong, questa serie di Taiyo Matsumoto, una serie pubblicata da Goin in Italia, che consta di 5 numeri, ognuno proposto a 12,95 euro. Allora, ne ho sentito parlare molto, ho cercato di incontrare Taiyo Matsumoto a Lucca l'anno scorso, però purtroppo non ci sono riuscito per problemi logistici, ma sento veramente parlare molto, se ne fa veramente un gran parlare in quest'ultimo periodo di questo autore giapponese, complice anche tutta una serie di ristampe e pubblicazioni che vengono portate avanti in particolar modo dalla J-Pop, che è la casa che cura appunto la gran parte di opere pubblicate da Matsumoto. Fate eccezione appunto per questa, che è una serie che so essere tratta da un, anzi non so sinceramente se quale dei due prodotti sia l'originale, se il manga o l'anime, però in ogni caso c'è un anime, so che ha avuto un grandissimo successo anche in Italia e mi ha incuriosito molto, volevo provare a leggerlo, e appunto ho comprato il primo numero. Devo dire, per l'edizione che è, 12,95 euro, forse sono un po' troppi, diciamo che la Goin in generale, la RV, comunque la casa da cui Goin deriva, diciamo pure così, non è mai stata una, come dire, un grandissimo esempio per quanto riguarda i prezzi, però insomma volevo provarlo, volevo leggerlo e ho detto vabbè, senti, questi soldini qua me li spendo, provo a vedere anche se questa cosa qua può essere una cosa interessante, perché come al solito è una storia che utilizzando il come dire, l'espediente, utilizzando la scusa del ping pong, va sicuramente a scavare più a fondo nei personaggi, nelle relazioni tra i personaggi, nelle psicologie di questi personaggi, quindi sembra interessante, mi piacerebbe vedere come Matsumoto affronta questo genere di tematiche, questo approccio appunto al suo modo di fare fumetto. Poi numero 28 per quanto riguarda Gantz, la ristampa di Gantz, come al solito un bel fumettone, mi piace molto, molto divertente, mi piace tanto. Novità per quanto riguarda invece Star Comics è Devilman G Grimoire, non so come se si pronunci la G, di Gonagai, ovviamente tratto dal soggetto originale di Gonagai e disegnato da Rui Takato, un manga appunto, ripeto, pubblicato da Star Comics al prezzo di 5,90 euro, che come da titolo riprende l'opera magna di Gonagai, una delle opere magne appunto del papà di tutti i robottoni, del papà appunto di Devilman, che giusto qualche mese fa ha visto una nuova vita, vivere una nuova incarnazione grazie a Netflix, che appunto ha portato anche in Italia Devilman Crybaby, un anime mi pare di 8 puntate da 20 minuti ciascuna, molto molto bello, che a me è piaciuto molto, non ve ne ho mai parlato, ma a me è piaciuto tanto, sia come è stato adattato ai tempi moderni, sia come è stato animato, mi è piaciuto tanto, veramente mi ha soddisfatto. Questo manga, da come è stato disegnato, mi sembra essere abbastanza simile a livello proprio di grafica, a livello proprio di disegno, di come è stato animato Crybaby, e quindi ho detto voglio darci un'occhiata, voglio vedere se penso che sia un sequel
della storia appunto originale di Gonagai, però appunto voglio leggermela perché ha detto mi intriga, mi piaceva molto, e allora ho detto via, ci do anche un'occasione a questo. Numero 17 per Ushu e Tora, che ormai si sta avvicinando alla sua conclusione, perché mancano ormai 3 numeri a questa perfect, alla conclusione di questa perfect edition di uno degli shonen anni 80-90 più belli, più famosi, più apprezzati. Se vi piacciono come al solito gli yokai, i mostri giapponesi o questo genere di storie, sicuramente non potete perdervela. E poi è uscita finalmente la ristampa del quinto numero di un manga di Naoki Urasawa, che sto recuperando pian pianino. Vorrei leggermelo tutta una volta concluso, sperando di non aver buttato via i soldi, perché comunque sono quasi 13 euro a botta. Però diciamo che ne ho sentito parlare talmente tanto bene da talmente tante persone, anche da talmente tanti amici, appunto, che mi sto proprio lanciando un po' a muso duro, diciamo, a occhi chiusi. Sto parlando di Monster. Questo è il quinto numero, che è stato da poco ristampato dalla Panini. Finalmente pian pianino stanno ristampando tutti i numeri. Ho già visto che mi pare per maggio-giugno verrà ristampato anche il sesto numero, quindi tra qualche mese mi recupererò anche questo numero e pian pianino appunto mi concluderò anche questo fumetto, e appena ovviamente avrò tempo cercherò di leggermelo e di gustarmelo, sperando che appunto sia una storia che a me possa piacere, perché oggettivamente so che è una storia che è piaciuta veramente veramente molto. Un'altra ristampa che è uscita proprio settimana prossima, adesso passiamo però al fumetto americano, al fumetto più occidentale, scusatemi, è uscita per quanto riguarda la RV. Questa è una cosa che stavo cominciando a puntare da qualche tempo, da qualche settimana, perché mi sembrava una cosa molto interessante, dato che da poco ho scoperto questo grandissimo mostro sacro, questo padre del fumetto americano, che tra l'altro il cui compleanno sarebbe caduto quest'anno, proprio il centesimo compleanno sarebbe caduto quest'anno, quindi sto parlando ovviamente di Jack Kirby, perché RV Lion ha ristampato il primo volumone, il primo omnibus del Quarto Mondo, appunto sempre di Jack Kirby, questo bel cartonatone che sembra grosso, in realtà è molto leggero, mi piace questa cosa, ed è anche più piccolo di quanto mi aspettassi, di Jack Kirby, vi ripeto, con tanto di introduzione di Grant Morrison e postfazione di Mark Evanier, appunto pubblicato al prezzo di 35,95 euro. Mi sono innamorato di Kirby proprio in occasione di questo suo centenario, leggendomi alcune sue storie, leggendomi gli Eterni, che mi sono piaciuti veramente veramente un sacco, e allora ho detto do un'occhiata anche alla controparte, diciamo alla distinta concorrenza, al lavoro che ha fatto Kirby alla distinta concorrenza, recuperandomi almeno questo primo omnibus, perché poi so che il secondo è esaurito, ma verrà ristampato anch'esso sempre da RV Lion. A questo punto spero che vengano pian piano ristampati tutti. Appunto, non sto a dirvelo come disegna Kirby, è pazzesco, a me piace veramente tanto questo tratto molto esplosivo, molto grosso, molto pregno, mi piace tanto, veramente mi ha preso tantissimo, come disegna le macchine, come disegna i mostri, non lo so, mi ha fatto appassionare alla sua arte in pochissimo tempo. Tra l'altro è stato, se non sbaglio, anche uno dei primi a giocare con il fotorealismo, anzi con il collage, perché questa è proprio una fotografia su cui poi è stato applicato un disegno. Mi piace molto, ripeto, mi piace molto, ho voluto recuperare anche questa ristampa, che quindi troverete disponibile in fumetteria. A breve, ripeto, verrà stampato anche il secondo, quindi non vedo l'ora di gustarmi anche questa lettura e di scoprire un'altra parte della bibliografia di questo grandissimo autore e nome del fumetto americano. Passiamo adesso invece alle uscite un po' più recenti, a cose un pochino uscite recentemente, con il numero 16 per quanto riguarda Salda Press di Outcast di Robert Kirkman e Paul Azzaceta. Questa era come al solito la versione in bianco e nero al prezzo di 2,30 euro, che però sto meritando di abbandonare. Già il 17esimo numero non ce l'ho, non lo voglio più comprare, perché stavo cominciando a guardare anche per questo, per riacquistare la serie in brossurati a colori,
a maggior ragione, perché non lo so, voglio, è il solito discorso che sto cercando di abbandonare un po' questi formati streaming city, seppur Outcast in bianco e nero esca veramente una volta ogni morte di papa, e meno ancora una morte di papa esce quello a colori, appunto vorrei puntare più sul, appunto, sul formato accartonato, sul formato brossurato, per avere un maggior godimento appunto di lettura, un maggior apprezzare ancora di più appunto queste storie. Dagli ultimi numeri ci sono stati degli sviluppi molto molto interessanti. Finalmente questa storia sta cominciando non a ingranare, ma a come dire, perché a ingranare è ingranato veramente fin dall'inizio, mi aveva impreso fin da subito, ma proprio a prendere velocità, a succedere cose veramente molto consistenti negli ultimi numeri, perché il nostro Kyle ha trovato un aiuto insperato in una figura che non avevamo mai visto, che è legata a lui in maniera veramente veramente indissolubile, ma anche questa comunità di demoni, questa comunità di creature demoniache sta pian piano raccogliendo le forze, si sta pian piano facendo sempre più forte per attaccare appunto il nostro mondo, impossessarsi appunto del nostro mondo, e sembra veramente molto molto bello. C'è tanta gente che critica Outcast per la sua lentezza, per la sua poca quantità di azione, ma non è quello che questa storia pretende di fare. Se volete magari più azione, se volete più come dire, fumetto dinamico così, sicuramente sempre di Kirkman, Invincible o il da poco uscito Oblivion Song potrebbero essere un pochino più interessanti. Non dico The Walking Dead, perché anche The Walking Dead ogni tanto ha i suoi momenti di calma piatta, ma anche lì c'è veramente tanto, c'è tanta come dire, non umanità, però si gioca tanto con i personaggi. Kirkman è uno un po' sadico, gli piace veramente giocare con i personaggi, prenderli, metterli in situazioni un po' al limite e poi cercare di vedere come si cavano fuori da queste situazioni. Mi piace molto appunto anche questo stilema di scrittura di Kirkman. Passando poi alla Panini, abbiamo il nuovo numero di Generations dedicato, questo era uno, forse quello che mi interessava di più di tutti, dedicato ovviamente al tonante Thor, dove la nostra Lady Thor si scontra con la versione originale di Thor, tra l'altro in un Egitto sotto scacco di Apocalisse, quindi torniamo indietro nel tempo. Queste storie sono tutte molto belle perché mettono a confronto, come vi dissi nel video precedente, la versione più recente, l'incarnazione più giovane tra virgolette dei personaggi Marvel più in voga, con appunto invece la loro versione un po' più classica, anzi la loro versione classica, la prima versione di questi personaggi, o la versione più conosciuta che appunto noi conosciamo. Numero scritto ovviamente, come quasi tutta la roba di Thor che leggete da qualche anno a questa parte, da Jason Aaron, e disegnato da Mahmoud Asrar. Mi mangio un po' le mani perché entrambi gli autori erano presenti a Lucchi, avevo ordinato lo spillato originale americano per potermelo far firmare, e cazzo non mi è arrivato in tempo per appunto poter anzi poi non è mai arrivato per appunto potermelo far firmare. Poi passando a Secret Empire abbiamo il numero 9, mi pare di sì, quindi manca un numero solo alla conclusione, con come al solito le due bellissime copertine che vengono pubblicate da Panini Comics, e poi numero così di rodaggio di Spider-Man 46, numero più che di rodaggio volevo dire di appuntamento consueto appunto di Spider-Man, in cui è cominciato a essere serializzato qualche numero fa, però viene cominciata la pubblicazione di Scarlet Spider. Lo so che mi impappino tantissimo, però cercate di capirmi. Appunto del nostro Ben Reilly, che se la vede qua tra l'altro con Scarlet Spider, che è invece Kane. Adesso mi pare di aver detto una stronzata, perché forse ho detto prima Scarlet Spider, Ben Reilly Scarlet Spider, quindi dall'altra parte abbiamo un altro Scarlet Spider che invece è Kane. Poi sempre per Panini abbiamo un'uscita per quanto riguarda i cartonati Marvel, che è il numero 6 della ristampa di Daredevil di Mark Waid e Chris Samnee. Molto molto bello, mi piace veramente veramente un sacco, recuperatelo anche voi in questo formato se volete leggervi questa splendida run di questo splendido personaggio. Tra l'altro un numero fatto di diversi team up, perché in questo numero si incontrano
Daredevil e Silver Surfer, e poi in ancora tema Marvel Now si trovano insieme, come un tempo erano tra l'altro anche uniti nella testata italiana, Devil e Hulk, tra l'altro per l'occasione episodio di Hulk disegnato da Matteo Scalera, il nostro scalerone nazionale. Poi sempre per Panini ho comprato questa novità invece per Panini Comics, che mi sembrava molto interessante, una storia francese di questo Jurion, che è proprio un nome d'arte, e adesso vi dico anche il nome del disegnatore. Ah no, scusatemi, la sceneggiatura è di Ozanam, mentre i disegni e i colori sono di Joël Jurion, che è questo disegnatore francese. Appunto, si parla di Clo. Ripeto, questa storia dal sapore è molto franco-belga, ve ne accorgerete subito leggendo, sfogliando le prime pagine, veramente molto molto bello. In una storia un po' particolare, che a quanto pare coinvolgerà animali antropomorfi, figure totemiche di questi animali, che sembra essere una cosa molto molto interessante. Per certi versi mi ricorda come incipit anche un po' gli X-Men di casa Marvel, dove appunto adolescenti vengono messi in situazioni molto particolari, molto molto scomode, soprattutto considerato il periodo difficile della pubertà che appunto essi stanno incontrando. E poi concludiamo con quello che è stato un suggerimento che mi è stato fatto dal mio fumettaro di fiducia, il buon Fabio, che mi ha messo in abbonamento, mi ha messo in casella questa uscita per Magic Press, che mi sembrava molto molto bella, perché essendo un appassionato di questo scrittore ho detto mi intriga molto. Poi sfogliando i disegni mi sono convinto, perché questo disegnatore non lo conoscevo, ma mi ha stregato molto, e lo trovo veramente perfetto per disegnare questo genere di storie, che sono gli adattamenti dei miti di Cthulhu di Esteban Maroto, questo disegnatore penso spagnolo, penso comunque iberico, diciamo così, che riracconta o racconta a modo suo i miti di Cthulhu, i miti creati da H.P. Lovecraft. Mi ha intrigato veramente tanto soltanto al solo sfogliarlo, e appunto ho detto dai, mi provo a comprare anche questo, perché mi sembra molto 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 interessante. Anche per questo video abbiamo finito qui, spero di non aver fatto due palle così. Fatemi sapere cosa avete letto e comprato voi questa settimana, come al solito, con un commento qua sotto. Trovate in descrizione i link per acquistare alcuni di questi fumetti ad un prezzo scontato su Amazon, da cui darete anche un contributo al sottoscritto. Trovate anche poi le schede, insomma, tutti i video che ho pubblicato recentemente. Vedrò di registrarne altri in questi giorni, perché vorrei pian piano appunto portare altri video di cose belle che sto leggendo in questo periodo. E al solito date un'occhiata in descrizione anche per i link, e basta, io non ho più niente da dirvi se non ringraziarvi, e ci vediamo settimana prossima con altri video. Ciao belli.